È stata la nostra volontà quella di provare a appunto mettere in piedi una magistrale che avesse appunto questo tipo di paradigma professionalizzante come appunto paradigma guida e non insomma ibridasse questo lato professionalizzante con altre discipline. Quindi diciamo. Prima caratteristica, una magistrale in servizio sociale pura. Seconda caratteristica, come potete intuire dal titolo, una caratteristica molto, molto forte da un punto di vista del paradigma di riferimento. Abbiamo puntato a diciamo, caratterizzare la magistrale su questa parola chiave, sostenibilità sociale, questa prima delle due parole chiave, sostenibilità sociale, che appunto fa riferimento a un grande tema, no? Quello della sostenibilità, che però, come voi sapete, è stato declinato da vari punti di vista, quelli più famosi sono, diciamo, dal punto di vista ambientale, ovviamente, ed economico, ma mai o poco nel sociale. Questa è un po' una bella e grande sfida, in epoca, peraltro, post-Covid-19, che il nostro corso magistrale inaugura, una sfida che noi pensiamo molto innovativa perché appunto pensiamo che questa parola, questo concetto di sostenibilità sociale, poi magari nel corso anche della discussione ci possiamo anche entrare meglio nel merito, ma diciamo credo sia abbastanza chiaro a tutti voi partecipanti, insomma l'idea è quella appunto di investire su questa parola chiave, caratterizzare il corso e la professionalità dello studente durante il corso su questo tema. L'altra parola chiave è quella appunto management del welfare, cioè il lato professionalizzante del corso. Attenzione, già il corso di laurea triennale era professionalizzante. No? Il fatto stesso di avere tirocini professionalizzanti consentono alla triennale di avere questo tipo di caratteristica. Qui la professionalizzazione è, diciamo, diversa rispetto alla triennale, ha un altro taglio. Qui è la figura del manager del welfare che noi vogliamo cercare di formare, ovvero quelle caratteristiche di direzione, di coordinamento, di gestione di sistemi complessi che sempre più sono importanti oggi nel welfare in cambiamento che con il quale abbiamo a che fare. Ci tengo a dire che questa scelta sul titolo e sulla caratterizzazione del corso è frutto non di una decisione accademica calata dall'alto, ma di una condivisione costante, continua, dal basso, che noi abbiamo fatto con operatori, servizi, singoli professionisti del sociale, con i quali interagiamo da tanti anni e che ci hanno fornito, da questo punto di vista, un feedback costante sulla utilità di un taglio del genere del corso magistrale. Ecco, per tutti questi motivi, la magistrale va da sé, non sarà, e ci tengo a sottolinearlo più volte, soprattutto per gli studenti che stanno facendo il terzo anno adesso della triennale, non sarà assolutamente un doppione della triennale, come poteva rischiare di essere, come anche altrove è. È un percorso, ma vuole essere un percorso di crescita, diciamo, formativa avanzata e originale che già dal piano di studi che ora vi presento velocemente potete constatare da soli. Questa attenzione diciamo, per noi è stata di primaria importanza, assolutamente non sovrapporre triennale e magistrale, ma farla diventare appunto una filiera di formazione continua nel tempo, con anche tagli differenti da un punto di vista dei singoli corsi scelti, delle singole materie che appunto fanno parte dei due differenti piani di studio. Da questo punto di vista Andrea, puoi mettere la slide magari del primo anno
diciamo, del corso. Siamo rimasti anche nella migliore tradizione, diciamo, accademica senese, alternando corsi più di tipo disciplinare e paradigmatico, che insomma vanno a sviluppare il tema della sostenibilità sociale, a corsi più professionalizzanti. Io non vedo la slide, non so se la vedete voi. Datemi un feedback, mi sentite? Andrea? Io ti sento. Mi sentite? Mi date un feedback? Ok. Però, no, però io ho la slide, ecco esatto, c'è l'immagine ferma sul obiettivi formativi. Vorrei farvi vedere la slide del primo anno del corso. Non so se Andrea riesci a sistemare, forse esatto, purtroppo inevitabili problemi tecnici, insomma, ci costringono un po' a appunto rimediare in corso d'opera a questo tipo di problema, ma insomma, credo che sia una cosa veloce. Vediamo se riusciamo a ripristinare le slide. Non riesco a vedere. Ecco. Le vediamo, Andrea, però sono bloccate. Sono bloccate, si bloccano? Voi posso provare anch'io a. Vediamo un attimo se riesco io a. Vediamo se riesco a presentare. No, purtroppo io non riesco a presentare le slide, non so perché. Andrea, puoi riprovare te? Sei collegato col tuo email, Andrea? Sì, perché abbiamo dovuto fare così, però c'è anche un tuo. Sì, no, comunque non dovresti avere problemi a presentare se sei come Andrea. Infatti, ma non so, non riesco. Abbiamo fatto con quelle di con Bilotti, ma non. Ora si era bloccato. Purtroppo no, non riesco a. C'è un problema di computer, vedo. Andrea, sei in grado di presentarlo tu? Fino ad ora sì, poi si è bloccato e ora stiamo cercando di Vediamo, ripristinare le riproviamo. slide. Altrimenti andiamo senza presentazione. Mi sembra opportuno a questo punto. Ok. Procediamo, mi sentite comunque? Mi sentite bene, giusto? Procediamo senza presentazione. Ecco la Ecco, presentazione, è arrivata. si rivede. Benissimo, allora, come vi dicevo, il corso alterna nella nostra migliore tradizione senese materie e insegnamenti, diciamo, paradigmatici, disciplinari, a materie e insegnamenti professionalizzanti. Il primo anno vede questo tipo di struttura di piano di studi, esami come sostenibilità sociale e disuguaglianza, storia del welfare, metodi e tecniche per i servizi sociali innovativi, che non è assolutamente, una replica di metodi e tecniche della triennale, politiche pubbliche e comunicazione, diritto amministrativo e dei servizi pubblici, antropologia sociale, che è l'unico esame che trovate sia nella triennale che
nella magistrale, ma che ci sembrava utile inserire, seppur con un programma molto differente, che appunto la docente Simonetta Grilli attiverà per questo tipo di corso, management del welfare e dei servizi sociali e un insegnamento a scelta tra economia della felicità ed economia dello sviluppo. Vedete da soli, capite da soli tipo di taglio che vogliamo dare, che abbiamo dato al corso magistrale dai singoli insegnamenti. Tre sono, diciamo, le aree disciplinari principali che costituiscono, diciamo, il piano di studi: l'area, chiamiamola così, storico-sociologica, l'area giuridica e l'area economica. Poi Andrea può andare anche sul secondo anno, forse, se non si è ribloccato di nuovo, ecco, non puoi andare, allora ne parlo io del secondo anno. Diciamo, il secondo anno vede invece questi tipi di insegnamenti: design thinking e processi partecipativi, coprogettazione e innovazione sociale, l'idoneità di lingua inglese B2 e 12 CFU come crediti a scelta dello studente sulla base appunto del percorso di tesi e del percorso di sviluppo che durante il secondo anno, soprattutto nella parte finale, lo studente metterà in campo. Inoltre un insegnamento a scelta tra diritto antidiscriminatorio e inclusione sociale, strutture giuridiche del welfare e tutela e trattamento dei dati personali. Completa il piano di studi un tirocinio professionalizzante di 12 crediti e una prova finale ovviamente di 15 CFU. Ora sul tirocinio diciamo vi parlerà Andrea Bilotti, al quale passo immediatamente la parola appena ho detto un'ultima cosa. E l'ultima cosa è questa: ovviamente non possiamo entrare al momento troppo nel merito dei singoli corsi, perché appunto i corsi poi prevederanno un programma che è autonomamente scelto dal singolo docente incaricato. Però anche nella fase della discussione, se ci chiedete qualcosa di più, ve lo possiamo dire. Se qualche titolo del corso vi sembra un po' poco chiaro, possiamo assolutamente parlarne. Quello che però vi voglio dire è che stiamo anche approntando, e a breve sarà possibile trovarla online, una piccola guida sui corsi che voi potete consultare molto semplicemente andandola a scaricare dal sito e che poi dopo sarà anche stampata in forma cartacea, quindi potrà circolare all'interno del dipartimento e delle strutture dove appunto questi corsi si svolgeranno. Ecco, io mi sembra di aver detto un po' tutto rispetto a questa prima parte della presentazione, poi mi riservo di intervenire ovviamente durante la discussione e cedo la parola al collega Andrea Bilotti per la parte del tirocinio degli sbocchi professionali. Sì, si vedono. Buongiorno a tutti, scusate, questi problemi di presentazione erano sicuramente legati al fatto che ero aperto anche con un'altra utenza come Alessandro Innocenti per ammettere le persone nella stanza. Ora l'ho chiusa, spero che si sia risolto. Vedete il secondo anno del piano di studi. Dunque, due parole velocissime sul tirocinio professionalizzante. È anch'esso, come per la triennale, questa corso di laurea magistrale, per chi proviene dalla nostra triennale o comunque da una triennale di servizio sociale, non si immagini un tirocinio così vicino alle esperienze che già ha fatto, per due motivi diversi. Innanzitutto perché cercheremo di affiancare i tirocinanti a persone con responsabilità all'interno delle organizzazioni. Proprio per sperimentare, per questo è stato anche messo al secondo anno, proprio per sperimentare competenze, abilità, atteggiamenti dello studente rispetto alla gestione delle responsabilità. E necessariamente sarà un assistente sociale. Ecco, anche questo penso che possa essere un elemento sicuramente
diversità rispetto a quello che già avete fatto. Un'altra opzione possibile rispetto al tirocinio è quello di orientarlo già rispetto alla costruzione della tesi di laurea, quindi la possibilità di fare un tirocinio, un cosiddetto tirocinio di ricerca. Il nostro corso di laurea magistrale collabora con alcuni laboratori del dipartimento, dei dipartimenti, lo studente può essere inserito anche in alcuni gruppi di ricerca su specifici temi, anche questa può essere una opportunità nuova. Quindi diciamo che c'è questo doppio binario, ovviamente parallelo, ma sicuramente finalizzato al consolidamento delle competenze del futuro laureato nella nostra laurea magistrale. Questo per quanto riguarda il tirocinio. Gli sbocchi professionali, il professor Valzani ha già li ha anticipati. Quello che noi pensiamo è sicuramente una molteplicità di possibili inserimenti nel mondo del lavoro. Sicuramente quello più tradizionale, consolidato, il settore pubblico, e quindi voi trovate, se vedete, se riuscite a leggere la slide, gli enti del settore pubblico come gli enti locali, le regioni, le aziende ASL, le nostre società della salute, ma anche enti del settore privato, che gestiscono magari strutture come residenze, piuttosto che case famiglie, eccetera, o enti di terzo settore, che ad oggi stanno sviluppando molto, soprattutto in termini di innovazione dei servizi, questo potrebbe essere un altro possibile inserimento professionale. Ovviamente, come già ha detto il professor Valzani, al termine del percorso formativo lo studente può accedere all'esame di Stato di tipo A per la sezione, per l'albo A dell'Ordine degli Assistenti Sociali e non so se lo sapete, ma sostenendo e superando questo secondo esame di Stato avete la possibilità anche di vedere riconosciuto il percorso pregresso nella triennale. Bene. Io ho detto due battute e due flash, perché voglio lasciare la parola all'amico Fabrizio Boldrini, direttore della Società della Salute Grossetta Coeso, con il quale abbiamo già diversi percorsi aperti e che già accoglie numerosi studenti della nostra triennale. Abbiamo chiesto a Fabrizio di darci una sua testimonianza rispetto al percorso che stiamo proponendo. Dottor Boldrini è un dirigente dell'ambito pubblico, magari Fabrizio ti presenti meglio di come io sto facendo in questo momento. Gli abbiamo chiesto, ecco, anche una testimonianza su che cosa significa coordinare una struttura organizzativa complessa come quella lui sta in questo momento coordinando, sviluppando, soprattutto in un momento emergenziale quello che stiamo vivendo. E chiediamo anche se, anche secondo te, può essere utile un consolidamento delle competenze manageriali e nuovi paradigmi come quelli che stiamo proponendo in questa nuova laurea magistrale. Sì, buongiorno a tutti. Queste modalità a cui io non sono molto abituato, sono, come si dice, uno del secolo passato, mi piace vederle in faccia le persone. Oggi vedo icone che vanno e vengano e preferivo, e sicuramente torneremo a vederci in faccia prima o poi. Allora mi presento un pochino meglio, ma non molto di più di quello che è stato detto. Sono direttore della Società della Salute di Grosseto, che negli ultimi due anni ha visto un processo di fusione con altre due società della salute, per cui oggi racchiude 20 comuni dell'area grossetana, compreso il capoluogo. Quindi una struttura abbastanza imponente di servizi da organizzare. Già questo, il fatto di essere grandi e di esserlo in un territorio particolare come la provincia di Grosseto, ci dice che non è immaginabile, ma sicuramente chi ci ascolta queste cose già le sa perché sono già state affrontate nei loro studi precedenti,
non è possibile immaginarsi l'assistente sociale che è specializzato un po' in tutto, che sta in una comunità e si fa amorevolmente carico delle problematiche di persone più a margine o con più difficoltà. Negli ultimi tempi si è assolutamente strutturata una organizzazione complessa dei servizi che corrisponde a bisogni molto più complessi. Ecco, faccio un esempio. Nella nostra organizzazione stiamo passando, anche se questo processo è stato interrotto ora questi mesi da Covid-19, stiamo passando da una logica di un dirigente del settore con responsabilità sia organizzative che professionali a una struttura molto più articolata, non solo matriciale, quindi con una linea organizzativa e una professionale, ma con tante aree a cui devono corrispondere posizioni organizzative molto importanti. Ognuna di queste posizioni avrà sotto di sé molti assistenti sociali e diversi milioni di euro da poter utilizzare nei servizi. Ma non è semplicemente la necessità di avere una organizzazione più complessa, più articolata. Noi abbiamo bisogno di avere all'interno di questa struttura articolata competenze professionali che vanno ben oltre quelle dell'assistente sociale classico, semmai c'è ancora questa figura. Cioè abbiamo bisogno di capaci di professionisti che, conoscendo il complesso dei servizi, la loro storia e le tecniche per la presa in carico delle persone, siano in grado di immaginarsi e strumenti per gestire, molti colleghi. Non è una cosa semplice, non si tratta di coordinare un paio di persone in un progetto, si tratta di costruire strutture in cui si fa lavorare gli altri. Si tratta di avere una capacità di innovazione nelle tecniche per far fronte a nuovi bisogni, magari poi dico due cose. E abbiamo bisogno assolutamente di una capacità di organizzare nella struttura funzionale, cioè nella linea gestionale, una capacità organizzativa che tenga conto di articolazioni tecnico-organizzative, che tenga conto della gestione di budget importanti, di tecniche di gestione del personale, ma anche di una capacità di governare su un territorio che nel caso specifico del Grossetano è molto particolare, perché ha una città comunque di 85.000 abitanti, ma anche territori collinari con una popolazione sparsa significativa. Quindi c'è assolutamente bisogno di competenze di competenze molto più complesse di quelli che normalmente ci si può aspettare da un assistente sociale che entra in un servizio, apre uno sportello, entra in rapporto con gli utenti, ha una capacità, un'empatia per una presa in carico efficace e intelligente. No, qui c'è bisogno molto di più. Ovviamente sono posti che sono anche ambiti economicamente, perché si arriva a aumentare del 40% lo stipendio delle persone. Però ci si arriva concorrendo, cioè non un posto si prende così, no? Quindi bisogna dimostrare, entrare in competizione, concorrere. E si fa, con l'esperienza senza dubbio, ma si fa tantissimo con strumenti che non sono semplici. Cioè abbiamo
Chiarisco questo piccolo elemento. Noi siamo in mezzo a una riorganizzazione stata bloccata dal Covid, ma questa nuova organizzazione in un ambito che è una sorta di cabina di regia di tutto il servizio, noi ci vogliamo mettere anche, e per questo c'è una collaborazione con l'Università di Siena, un servizio dell'innovazione. Cioè, abbiamo un assoluto bisogno di modificare le tecniche della presa in carico, le tecniche dell'organizzazione dei servizi, le tecniche degli interventi su una comunità, non solo su una singola persona in difficoltà, su una comunità. Abbiamo un assoluto bisogno perché i problemi che si pongono, e il Covid l'ha accentuati, i problemi che si pongono sono di natura assolutamente nuova. Le povertà, le marginalità che si connettono e che si intrecciano col pregiudizio, con la paura di questo periodo, con il rischio che tutto si diriga in una comunità verso una deriva razzista, di marginalizzazione di qualunque diversità, è un rischio così alto che mette in discussione non solo la capacità economica di una famiglia, di un soggetto che deve essere aiutato a stare, ma proprio quello del tessuto connettivo di una comunità. Noi rischiamo un disfacimento di questo tessuto perché l'effetto della prima crisi, quella del 2010 e poi quella di tipo finanziario e di tipo di classica da sovrapproduzione, ha determinato nella sua uscita l'aumento delle differenze. Questa del Covid ha improvvisamente fatto scendere sotto la soglia della povertà assoluta una serie di fasce di persone che comunque si barcamenavano, riuscivano a sopravvivere. Il complesso di queste cose diventa esplosivo. Se noi ci mettiamo la paura, la facile demonizzazione di avere un capro espiatorio, con il fatto che bisogna trovare un capro espiatorio, una povertà che arriva improvvisamente e aumenta la paura, il rischio è proprio che si sfaldino alcune comunità. Se questo poi lo mettiamo accanto al fatto che a Grosseto in modo particolare per la sua caratteristica, la sua antropizzazione, ma in generale in Toscana e in più in generale nell'Italia, noi siamo di fronte a un processo di invecchiamento della popolazione importante, assolutamente significativo, assolutamente determinante per il futuro, ecco, noi ci abbiamo. Forse quella si potrebbe chiamare una tempesta perfetta. Se non ci innoviamo e pensiamo di continuare a dilatare la nostra logica ordinaria della presa in carico uno per uno delle persone, non costruiamo politiche di ambito, politiche di settore, non ci immaginiamo un'innovazione dei servizi, se noi non ci immaginiamo una rigenerazione attraverso i servizi di capacità degli individui, noi rischiamo moltissimo, rischiamo veramente molto. La Società della Salute di Grosseto è questa la testimonianza, vuole andare in questa direzione. L'aveva già fatto con la crisi precedente, ma quando c'erano Società della Salute più piccola, con solo 6 comuni. Oggi abbiamo necessità di concludere tutti i nostri concorsi, di riorganizzarsi e affrontare con decisione questo ambito. Ecco perché abbiamo molto, molto, molto bisogno di persone che, oltre che con una capacità, che con una conoscenza, una formazione di base, abbiano tecniche e fantasia, perché non è tutto scritto da nessuna parte, non si deve applicare, bisogna proprio inventare, costruire. Fabrizio, grazie, scusami se ti interrompo, ma hai messo in luce dei temi che sono essenziali.
e che diciamo, il comitato promotore di questo corso di laurea ha tentato di tradurre in un primo piano di studi. Mi permetto di sottolineare agli studenti anche l'innovazione di alcuni insegnamenti. Ora sto guardando e scorrendo il piano di studi, non voglio citarne tutti, ma insomma il management del welfare dei servizi sociali, il design thinking e i processi partecipativi sono tutti insegnamenti volti a strutturare quelle competenze che tu ora dicevi necessarie, e per interpretare il mondo che cambia da una parte, e per fare un lavoro davvero che serva e che risponda ai bisogni che sono in cambiamento. Lascerei la parola agli studenti. Poi, ecco, il piano di studi lo trovate nel sito d'Ateneo, Orientarsi, quindi è tutto già pubblico e pubblicato. Però sfrutterei questo quarto d'ora che ci resta per interloquire un po' con gli studenti. Poi c'è anche, ho visto anche il professor Maggi. Andrea, intervengo un attimo io soltanto per dire agli studenti presenti che il materiale informativo si trova sul sito del DISPI, Dipartimento di Scienze Politiche Internazionali, è già sul sito internet e poi si troverà via via, perché questa è una collaborazione tra DISPI e DISPOC, quindi sono due dipartimenti insieme che hanno messo questo corso di studi, e il riferimento è il DISPI per la magistrale, mentre è il DISPOC per la triennale, quindi c'è un'articolazione interna che va capita. Comunque, ecco, diciamo, la segreteria di riferimento è quella del DISPI in via Mattioli. Soltanto questo e non aggiungo altro. Grazie per l'attenzione. Ha fatto bene a sottolinearlo, Stefano, ti ringrazio. Andrea, stai parlando senza microfono, vedo che... Sì, no, volevo salutare Stefano e ringraziarlo di essere presente, non lo avevo visto, diciamo, fra i partecipanti, altrimenti le avrei dato la parola anche prima. E grazie, insomma, anche dell'intervento, perché effettivamente è così, ha ribadito, come avevo detto già anch'io in premessa, la cotitolarità di questo corso di magistrale, che però ha appunto fra i due dipartimenti, che però vede il DISPI come capofila, no? Quindi anche da un punto di vista della segreteria tutta la gestione è del DISPI. Andrea, scusami. No, nulla, via le domande, ecco, proviamo. Ecco, sì, ora diamo un po' di spazio agli studenti in maniera molto friendly, perché appunto questo ci è consentito dalla tecnologia. Anch'io, come Fabrizio Boldrini, sono più novecentesco, preferisco l'interazione vis-à-vis, però dobbiamo fare di necessità virtù, e quindi diamo il via, insomma, a queste domande. Magari se qualcuno di voi non vuole intervenire, le potete fare anche via chat, no? Che è un'altra modalità con la quale anche nei corsi telematici abbiamo sperimentato una maggiore interazione da parte degli studenti. Chiaramente ci sono, vedo alcuni studenti che conosco che hanno o che stanno facendo l'ultimo anno della triennale o che hanno si sono laureati nella triennale, quindi per loro probabilmente le domande sono di un po' diverse rispetto a chi magari, alcuni degli studenti presenti non li conosco, provengono da altri corsi di laurea o anche addirittura da altri atenei. Siamo a disposizione, ecco, cogliete questa occasione. Ovviamente non c'è soltanto questo momento, noi siamo disponibili anche, diciamo, durante gli altri giorni, basta prendere un appuntamento, mandarci un'email. Fissiamo anche degli incontri, dei colloqui, appunto, tramite Google Meet tranquillamente. Qualcuno rompe il ghiaccio? Allora, è sempre possibile fare da non frequentanti oppure obbligatoria la presenza? No, è possibile anche svolgere, cioè, come dire, una parte del corso magistrale da non frequentanti. È chiaro che diciamo, è vivamente consigliata, come anche nella triennale, la frequenza. Credo che sappiate anche per esperienza
personale, insomma, come sia molto differente studiare frequentando i corsi anziché, diciamo, a casa in solitario. Il corso dovrebbe riuscire a darvi molto di più rispetto allo studio in solitario, però non c'è, ecco, l'obbligo della frequenza, e quindi alla domanda posso rispondere in questo modo. So se ho... Ci sono altre domande? Ad esempio sul tirocinio, sui singoli esami, appunto vi ho detto che non possiamo entrare nel merito del programma dettagliato, ma insomma, visto che abbiamo fatto parte del gruppo di lavoro che appunto ha costruito il piano di studi, possiamo magari provare a spiegarvi un po' meglio, entrare un po' meglio nei singoli insegnamenti. Andrea, su questo vuoi rispondere? Non so rispondere nel dettaglio. Abbiamo individuato una soglia piuttosto alta di crediti formativi, ma essendo al secondo anno il tirocinio, non abbiamo ancora... Penso che ancora il comitato per la didattica non abbia ancora definito il dettaglio delle ore e le modalità di svolgimento. La cornice è quella che vi abbiamo però presentato. Cioè il tirocinio sarà... Ecco. Allora, sì, i corsi si svolgeranno quasi esclusivamente a Mattioli, non so se... l'insegnamento di antropologia sociale, che è l'unico che forse potrebbe essere svolto a San Nicolò, ma visto che anche nella triennale la docente incaricata, che è l'unica peraltro docente ad essere appunto presente nei due corsi, ha già fatto appunto, ha già svolto la didattica di antropologia a Mattioli, se confermerà la sua disponibilità per Mattioli anche per questo corso di magistrale. Credo di sì, ci stiamo lavorando, però tutti gli altri sicuramente vengono svolti a Mattioli. Questo facilita, come voi capite bene, anche la partecipazione, l'incontro con i docenti, sia il Dipartimento DISPI, sia una parte del Dipartimento DISPOC, ma quello... quella parte dove appunto afferiscono i docenti, i principali docenti che insegneranno nel corso stanno a Mattioli, e quindi questo vi faciliterà l'incontro e l'interazione anche con i singoli docenti. Così come la segreteria studenti e quella di ISPI che è a Mattioli. Esatto, Ecco, sicuramente la sede è... Esatto, rispetto alla triennale questo secondo me buona cosa per gli studenti, perché appunto trovano tutto all'interno di una unica sede, quella di Mattioli. Andrea. Aggiungo una cosa sulla richiesta dei tirocini: sono circa 300 ore, poi c'è da decidere come verranno articolate. Però, perfetto, grazie Stefano. Le ore sono 300 perché sono 12 crediti, un credito grosso modo è 25 ore. Quindi fanno circa 300, poi da decidere appunto l'articolazione che faremo appena possibile. Perfetto. Perfetto, grazie. Su design thinking dico due parole, e poi ovviamente il docente incaricato, questo è uno degli insegnamenti che sarà dato in esterno, perché come sapete alcuni insegnamenti verranno per l'appunto, sono gestiti, tenuti da docenti dell'Ateneo, altri sono dati in esterno. Quando è stato inserito questo insegnamento, il comitato promotore ha pensato ai più innovativi modelli di gestione anche dei servizi. Come diceva il dottor Boldrini prima, è necessario anche pensare a strategie e soluzioni nuove per rispondere
bisogni delle persone. Quella del design thinking e dei processi partecipativi è la modalità che oggi sta, diciamo, dando i migliori risultati, quella della partecipazione degli utenti, per esempio, ai percorsi, agli stessi percorsi d'aiuto, ma così anche la gestione delle complessità organizzative. Lavorare in strutture complesse comporta anche un set di conoscenze e competenze che permettono l'articolazione di riunioni con anche professionalità, professionisti diversi. Questo, insomma, riguarderà più o meno il corso di design thinking. Sì, su economia della felicità, ma è un corso che a noi è parso fin da subito molto interessante. Appunto, il corso, il titolare è il professor Stefano Bartolini, perché appunto, diciamo, affronta il tema della necessaria mediazione fra interessi e organizzazione economica, da qui appunto economia, e il benessere delle persone, felicità. Questa mediazione spesso è sottovalutata sia dagli economisti che appunto dai politici stessi, ma in una società, io ripeto, che peraltro non sappiamo come si prospetterà dopo appunto la tempesta che l'ha colpita con il Covid-19, questa mediazione, questo nesso fra appunto esigenze organizzative di tipo economico e esigenze appunto di garantire il benessere alle persone, quindi anche una felicità in quello che si fa, diciamo, nella vita, oltre che appunto diciamo per diciamo ottemperare alle nostre funzioni primarie materiali, insomma anche appunto nella realizzazione di noi stessi in quello che si fa, è il tema, diciamo, sviluppato dal corso. Sta dentro, diciamo, questo discorso della sostenibilità sociale che noi vogliamo appunto provare a sviluppare come competenza specifica dei nostri studenti. Allora, non ci sarà un numero chiuso, l'iscrizione è libera, il test d'ingresso sarà un test di autovalutazione. Con il CISIA tutti gli anni facciamo appunto questi test di autovalutazione ai quali potete tranquillamente partecipare per mettere alla prova le vostre competenze di ingresso e, diciamo, ma credo che lo abbiate fatto anche per la triennale, se lei è uno studente di triennale, oppure se lo è di un altro corso di laurea, forse anche in quel corso di laurea ormai questi test di autovalutazione sono presenti in maniera molto diffusa. Però non c'è numero chiuso e si può accedere da un'ampia gamma di anche corsi di laurea che non sono quelli in scienza di servizio sociale. Chiaramente il comitato per la didattica avrà la possibilità, nel caso appunto che siano corsi di laurea molto lontani dai temi che si sviluppano nel corso magistrale, di chiedere dei debiti formativi. Spero di avere risposto. Ci sono altre domande? Ok, bene. Ok, i crediti a scelta. I crediti a scelta sono una, diciamo, una possibilità che noi diamo agli studenti di personalizzare il proprio secondo anno di piano di studio. Che cosa intendo dire con personalizzare? Intendo dire che arrivati al secondo anno, dopo aver fatto l'idoneità di lingua inglese e i due esami appunto previsti dal piano, design thinking e coprogettazione, più un insegnamento fra i tre a scelta,
c'è la possibilità per lo studente, che nel frattempo avrà in un certo senso anche scelto un percorso di tesi, avrà iniziato a organizzare il suo lavoro di tesi e quindi avrà affinato il suo interesse su un tema o su un singolo aspetto da approfondire, di personalizzare gli ultimi due esami, perché 12 crediti corrispondono più o meno a due esami da 6, a scelta. Quindi nel caso, appunto, andare all'interno dell'Ateneo Senese a trovare un esame, non lo so, di pedagogia anziché di psicologia, ora faccio due esempi a caso ovviamente, che non rispondono appunto al nostro piano di studi, per integrare delle competenze sullo specifico oggetto magari scelto per l'elaborazione della prova finale. Sono stato chiaro? Spero di sì. Una domanda sul tirocinio all'estero, rispondo io velocemente dicendo che il tirocinio della magistrale, pur non essendo uno stage generalista, ma essendo comunque finalizzato l'acquisizione di competenze professionalizzanti, è possibile farlo all'estero. Stiamo già sperimentando dei tirocini all'estero nella triennale. La magistrale ha maggior ragione. Abbiamo ovviamente delle reti internazionali, dei gruppi di ricerca con i quali lavoriamo, conosciamo delle strutture, soprattutto a livello europeo, che lavorano in modo analogo alle nostre locali. È sicuramente valorizzante per lo studente poter accedere a questi tipi di esperienze. Direi che con i numeri che abbiamo riusciamo a fare anche una sorta di coprogettazione individualizzata sul percorso di tirocinio, per cui da questo punto di vista non dovrebbero esserci grossi problemi. Bene, sui tempi dell'iscrizione ho visto ha risposto professor Maggi, quindi ci si può iscrivere fino a dicembre, quindi potete assolutamente laurearvi ad ottobre e poi iscrivervi a dicembre, anzi diciamo che è il modo migliore di entrare in una magistrale, appunto Caldi, da una triennale. Spero che si veda, questi sono i riferimenti dei contatti possibili, il professor Maggi che sta partecipando alla riunione e il professor Berti che oggi è assente. Ovviamente anche il professor Valzania e io stesso siamo più che disponibili a colloqui di orientamento, le nostre mail sono quelle istituzionali, quindi nome, punto, cognome. Grazie. Se non ci sono altre domande e non approfittate di questo grande momento, no, eccoci. Alcuni seminari come nella triennale, certo. Il percorso della magistrale, per chi ha fatto la triennale, lo dovete pensare come un percorso avanzato. Quindi noi metteremo in piedi non soltanto seminari propedeutici al tirocinio, come facciamo solitamente nella triennale, che comunque è come dire un percorso importantissimo per preparare gli studenti al tirocinio, ma qui metteremo in campo seminari di approfondimento anche sui singoli temi e gli stessi docenti li stimoleranno a partecipare a loro anche singole iniziative che nel corso dei due anni accademici verranno organizzate dal DISPI e dal DISPOC. Quindi avrete modo di confrontarvi sulle questioni e di approfondire le questioni anche attraverso, direi, una parte di seminari aggiuntivi rispetto ai corsi. È uno step più elevato rispetto alla triennale, no? Questo va da sé e quindi lo dovete vedere come un qualcosa che vi fa entrare in un percorso avanzato e di maggiore professionalizzazione. Quindi anche i seminari saranno ovviamente adeguati al livello formativo che stiamo approntando.
Un altro ultimo discorso che volevo fare rispetto appunto anche alla sottolineatura che ho fatto in fase di presentazione, che questo corso magistrale non è assolutamente, ma spero lo abbiate a questo punto capito, un doppione o un qualcosa che si sovrappone alla triennale, ma è un qualcosa di estremamente diverso, è dato anche dal fatto che il comitato organizzatore è stato molto attento a non riproporre gli stessi docenti che voi conoscete nella triennale anche nel corso di laurea magistrale. Ci sono altri docenti che insegnano altre cose, il taglio è molto differente, è più mirato, come abbiamo cercato di presentarvi, e questo vi fa entrare, come dicevo prima, in un altro mondo. Ecco, io credo che nonostante tutto si svolga sempre al Mattioli, i due mondi saranno ben distinti, quello della triennale e quello della magistrale. Abbiamo attivato una pagina Facebook. Ah, sì, giusto, Non sì, facciamola vedere, c'è anche una pagina Facebook. so se riuscite a vederla, e ovviamente anche quello è uno strumento di dialogo. Ora noi lo utilizzeremo prevalentemente per pubblicare iniziative del corso di laurea. Ovviamente, ecco, siamo a disposizione dei possibili studenti e degli studenti attraverso i social. C'è una domanda da docenti. Sì, no, sui docenti abbiamo, certo che abbiamo le conferme, cioè abbiamo anzi quasi tutti i docenti già ormai, come dire, in cattedra da questo punto di vista, nel senso che soprattutto per quanto riguarda tutti i docenti interni al DISPI, al DISPOC, sappiamo perfettamente chi appunto effettuerà i corsi, abbiamo semplicemente da limare, ma lo stiamo facendo, lo stiamo ultimando in questi giorni alcune professionalità esterne che contattiamo e coinvolgiamo nel corso proprio per rafforzare quel lato professionalizzante e anche quella prospettiva che Fabrizio Boldrini vi ha dato, no? Col suo intervento oggi, appunto quella prospettiva da addetto ai lavori, da persona che come dire, quotidianamente ha a che fare con strutture complesse che quindi poi porta la sua esperienza professionale direttamente in aula, così da garantire proprio questo, davvero ci tengo a sottolinearlo nella tradizione, nella migliore tradizione senese anche dell'L39, questa alternanza tra docenti che appunto più accademicamente insegnano costruiscono il proprio corso e docenti che invece appunto provengono dal mondo del lavoro e che portano la loro professionalità dentro il corso. In ogni caso, ecco, tutti i nomi dei docenti. Aggiungo solo che il comitato organizzatore, poi magari anche il professor Maggi potrà dirlo, ha incontrato le cosiddette parti sociali, quindi Certo. anche il percorso di strutturazione degli insegnamenti è frutto di un percorso condiviso con enti del territorio, società scientifiche. Ora mi riferisco in particolare alla Società Italiana di Servizio Sociale, sono state sentite. Ecco, questa essendo una laurea magistrale pura, non interclasse, ma pura della del servizio sociale, anche la componente professionale è stata sentita e abbiamo accolto delle indicazioni specifiche su questo. Per cui gli insegnamenti professionalizzanti, come diceva per l'appunto il professor Balzania, saranno affidati all'esterno, qualora non ci fossero le competenze interne, a docenti di elevata e comprovata esperienza. Ecco. Sì, confermo, sono quasi tutti a posto. Gli insegnamenti per gli esterni ci sarà da fare il contratto, ma per ottobre è tutto pronto per la partenza. Quindi il grosso è Perfetto. già a posto. Io, per esempio, sarò il docente di storia del welfare, che non sarà soltanto la storia del passato, ma arriva fino al quadro di oggi. Ok. Perfetto, grazie Stefano. Ci sono altre domande? O siamo stati in grado di esaurire?
Perfetto. Beh, se non ci sono altre domande, mi avverrei alla conclusione, anzi, chiuderei questo Open Day di Dipartimento ringraziando Fabrizio Boldrini della partecipazione. Grazie davvero, è stato un intervento molto importante, molto significativo. Noi stiamo collaborando appunto con lui e con la Società della Salute Grossetana, quindi spero che questa collaborazione continui nel tempo e lo ringrazio davvero per la sua partecipazione, per il tempo che ci ha dedicato. E poi ringrazio, non so, Fabrizio. Sì, no, no, semplicemente volevo ringraziare io voi per questo sforzo che mettete per la professionalizzazione di un mestiere fondamentale per il futuro e la nostra collaborazione ci sarà ancora e forse troveremo anche modi migliori per farla. Grazie. Bene, grazie ancora a Fabrizio Boldrini e a tutti voi, ovviamente, della partecipazione. Ringrazio anche il professor Maggi che è venuto e che appunto ci ha aiutato non poco a dirimere alcuni nodi di alcune domande. E Grazie a voi. grazie ad Andrea Bilotti, ovviamente mio collega di Ventura. Grazie, restiamo a disposizione, ovviamente, via mail anche per eventuali colloqui che possiamo fissare tramite Meet o Skype. Grazie ancora. Arrivederci a tutti. Ciao. Arrivederci. Grazie. Grazie.